Quello di spiegare la Shoah e le storie dei giusti ai giovani è un compito molto impegnativo. Raccontare ai piccoli vicende tanto cruente senza sconvolgerli e al contempo usare un linguaggio a loro comprensibile è un lavoro che richiede grandi abilità narrative. Ci riescono molto bene il Cavaliere delle Stelle, l'eroe invisibile, la musica del silenzio e Giorgio Perlasca, Un giusto tra le nazioni. Quattro libri scritti a quattro mani da Luca Cognolato e Silvia Del Francia sulla storia del giusto italiano Giorgio Perlasca. Raccontiamo in breve la storia di Giorgio Perlasca. Chi era Giorgio Perlasca? Franco, lo chiedo a te. Beh, chi era Giorgio Perlasca? Giorgio Perlasca è stata la persona che nella Budapest nel 44-45, inventandosi un ruolo non suo, quello di console spagnolo, lui che non era né spagnolo né diplomatico, riuscì a salvare da morte sicura almeno 5.200 ungheresi di religione ebraica. E questa è un po' la prima parte della sua vita. La seconda parte è ancora più bella, secondo me, da un certo punto di vista, ed è rappresentata dai suoi 45 anni di silenzio. Lui, tornato in Italia, non racconta assolutamente nulla di quello che ha fatto. Non la racconta né in famiglia né all'esterno. E se non venisse ritrovato 45 anni dopo da alcune donne ebree ungheresi, era il 1987, la sua storia sarebbe andata dispersa. Per fortuna il destino ha deciso in maniera diversa. Questo, molto sintetizzata, è la storia, la vicenda di Giorgio Perlasca. È la storia di una persona qualunque che a un certo punto della propria vita decise di non voltarsi dall'altra parte, far finta di niente, ma di fare qualcosa. Così Franco Perlasca ricorda lo straordinario sforzo del padre nella Seconda Guerra Mondiale. Luca, perché è importante raccontare storie vere? Come si possono raccontare? Ok, io partirei dal mio gusto personale, nel senso che io non sono per le storie vere, amo molto di più le storie di fantasia, fantastiche, sia come lettore che anche quando mi metto a scrivere, preferisco spaziare. Sicuramente questa storia però, quando Silvia me l'ha presentata e poi quando Franco l'ha raccontata di nuovo, è una storia così incredibile per tanti aspetti, così affascinante, così avventurosa, che ha superato anche la fantasia. Quindi raccontarla è stato un piacere. Un piacere che ha avuto anche uno scopo. Ci siamo resi conto tutti assieme di quanta presa avesse questa storia e dell'importanza di raccontare non solo quello che è accaduto in quegli anni dalla parte delle vittime, come giusto, o dei carnefici, come qualcuno ha cercato di fare, ma dando un taglio più normale, una persona normale che è riuscita a fare qualcosa che nemmeno un esercito forse sarebbe riuscito a fare. E quindi abbiamo un po' giocato su vari aspetti della storia, una storia a grappolo, perché è una storia che dà tante sorprese, e abbiamo voluto raccontarla in questo modo, in questi modi anzi. In questi modi. E come mai la scelta, Silvia, di scrivere quattro libri su Giorgio? Perché la vicenda e la storia di Giorgio Perlasca, la figura di Giorgio Perlasca è una figura complessa e non si può banalizzare, non si può semplificare, e ci siamo resi conto io e Luca mentre recuperavamo i documenti e per raccontare la prima storia, l'eroe invisibile, che avremmo necessariamente dovuto tralasciare molti aspetti di questa straordinaria vicenda, di questo uomo incredibile, anche proprio nel raccontare, nel cercare di tratteggiare la personalità di quest'uomo. E quindi nel tempo abbiamo proprio sentito la necessità di riprendere in mano questa storia per raccontarla magari da punti di vista diversi, quindi non sempre Giorgio Perlasca è il protagonista principale, come per esempio nella Musica del Silenzio, dove i protagonisti principali sono due bambini che lui ha salvato, due fratelli, Marian e Raul, e proprio per cercare di andare in profondità. Abbiamo provato attraverso i libri che abbiamo scritto, di darci una risposta al perché un uomo che non c'entrava niente in quella situazione, perché lui era un commerciante di carne, non era un soldato, non era un ebreo, ha scelto di rischiare la sua vita
per 45 giorni per salvare persone che in fondo per lui erano dei perfetti estranei. Ecco, noi nel cercare di darci una risposta, nel trovare una risposta, abbiamo avuto la necessità di scrivere tanto proprio per andare in profondità. Perché la storia è una storia complessa, la vicenda è complessa e non ci sembrava giusto semplificarla. Franco, che cosa porta in più nella narrazione terribile della Shoah la vicenda di Giorgio Perlasca? Beh, la vicenda di Giorgio Perlasca, come anche tante altre vicende di tanti altri giusti, porta un tassello in più, oserei dire una piccola fiammella di speranza. In effetti la legge che istituisce il giorno della memoria dice due cose: di ricordare certamente la Shoah, i 6 milioni di nostri concittadini europei di religione ebraica uccisi in quel periodo, ma anche tutte le persone che al di là, al di sopra di ogni pensiero politico, seppero opporsi al male, non si voltarono dall'altra parte, ma anzi a rischio della propria vita fecero qualcosa. Ecco, la vicenda di Giorgio Perlasca, che è una vicenda, oserei dire, certamente io sono un po' di parte, sono un figlio, una vicenda comunque io andrei a definire straordinaria per come è maturata, porta proprio questo in più, la speranza. I ragazzi si identificano, si possono identificare in Giorgio Perlasca, perché era una persona assolutamente normale, non aveva nessun tipo di potere, non comandava la polizia, l'esercito, non era un diplomatico, era uno di noi, uno qualunque, eppure è riuscito a fare quello che ha fatto. Silvia, invece torniamo ai libri, perché la scelta di, insomma, dedicarli ad un pubblico giovane? Ci siamo dedicati non solo a un pubblico giovane, ma anche a un pubblico giovanissimo, perché all'inizio di quest'anno è uscito un albo illustrato da Fabio Sardo, in cui noi abbiamo raccontato la vicenda di Giorgio Perlasca come una favola. Giorgio Perlasca parte alla ricerca di un cavaliere per scoprire alla fine che è lui stesso, un cavaliere armato di coraggio. E perché con questa favola noi ci rivolgiamo ai bambini di 4-5 anni, perché secondo noi è una vicenda che deve essere conosciuta davvero a partire dai più piccoli, per il forte messaggio di non solo speranza, come diceva prima Franco, che trasmette, ma anche di riflessione personale su quello che ognuno di noi può fare anche nel suo quotidiano. Tutta la vicenda di Giorgio Perlasca parte da una bugia che lui racconta. Ecco, questo raccontare una bugia fin di bene è qualcosa che ai bambini e ai ragazzi colpisce moltissimo e rimane davvero impresso, fa proprio colpo, perché noi fin da quando siamo piccoli ci sentiamo dire dai nostri genitori e da chi si occupa della nostra educazione che le bugie non vanno raccontate. Ecco, Giorgio Perlasca riesce a salvare più di 5.000 persone raccontando una bugia. Poi sì, è importante anche tenere vivo il ricordo di queste tristi storie nelle nuove generazioni, Silvia. Sì, assolutamente, assolutamente. Il ricordo è importante. Noi adesso abbiamo proprio questo compito e quando incontro i ragazzi a scuola dico che la storia che io racconto a loro faccio proprio perché a loro volta loro devono diventare testimoni di questa vicenda. E in fondo sia io che Luca abbiamo fatto nostro quello che è stato definito il testamento spirituale di Giorgio Perlasca, che rispondendo a una domanda fatta da Giovanni Minoli quando gli chiedeva perché avrebbe voluto che la sua storia fosse ricordata, lui con una semplicità disarmante ha risposto: io vorrei che questa mia storia fosse ricordata dai giovani unicamente per conoscere quello che è successo ed eventualmente sapersi opporre nel caso in cui tragedie del genere potessero capitare di nuovo, perché in realtà, lo vediamo, fanno parte comunque della nostra storia e della nostra attualità. Luca, come rispondono i ragazzi nei vostri incontri? Con migliaia di domande, prima di tutto. Noi abbiamo cominciato a portare nelle scuole, nelle biblioteche, negli incontri, anche assieme a Franco, l'eroe invisibile. Poi abbiamo proseguito con la musica del silenzio. Poi, anche a seguito di queste domande, anche pressanti, curiosità, lo abbiamo riproposto in altre due modalità, uno con i grandissimi, Giorgio Perlasca, e poi l'ultimo, l'albo illustrato di cui parlava Silvia. Io direi che la prima reazione sono domande,
vogliono capire bene cosa è successo, chi c'era, cosa ha visto, che fine hanno fatto i personaggi, quali sono i personaggi veri, come li abbiamo ritoccati. Poi subentra una forte commozione, proprio nel riconoscere la normalità dell'uomo, il sacrificio, quello che ha rischiato. Le ragazze e i ragazzi reagiscono molto bene. Ogni incontro è come se ricevessimo un abbraccio da parte loro. Franco, so che esiste una fondazione che porta appunto il nome di tuo padre. Qual è il suo scopo? Sì, è stata costituita ormai 20 anni fa, è questa fondazione. Qual è lo scopo? Molto semplice. Certamente ricordare la figura, l'esempio, la testimonianza di Giorgio Perlasca, ma non solo. Anche di tutti gli altri giusti, che in tutti i momenti storici hanno saputo opporsi al male, non si sono voltati dall'altra parte, decisamente. In qualsiasi periodo storico trovi queste persone, questi giusti. Proprio dalla tradizione ebraica, esistono sempre al mondo 36 giusti, nessuno sa chi sono e nemmeno loro sanno d'esserlo, ma quando il male sembra prevalere escono allo scoperto, si prendono i destini del mondo sulle loro spalle, e questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Finito questo periodo, hanno la grande capacità, la grande umiltà di tornare a fare quello che facevano prima, dimenticando quello che hanno fatto, per un motivo molto semplice. Ritengono, sono sicuri di aver fatto esclusivamente il proprio dovere. Chi fa il proprio dovere, almeno una volta si diceva, non deve necessariamente avere una ricompensa. Ecco, ricordare queste persone è molto importante per noi, per dare soprattutto ai ragazzi un esempio da imitare. In mezzo a tantissimi esempi in negativo, esempi positivi ne servono. Ecco, questo è lo scopo della fondazione. Le storie della Shoah non finiscono mai di rivelare qualcosa di nuovo. Non basta l'evocazione storica di quella vicenda. A volte serve intraprendere nuovi sentieri per tenere viva la memoria. Ed è questo che fanno questi 4 libri. La Shoah può essere quindi raccontata in una favola? La risposta non può che essere affermativa. C'era una volta Giorgio Perlasca, che sogna di incontrare un cavaliere e finisce per diventarlo in prima persona.